Dimensionamento scolastico, la conferenza provinciale ieri ha approvato le proposte dei comuni di Modica e Vittoria con l'astensione del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Deroga di autonomia per un altro anno per l'istituto Giovanni XXIII. La FPCGL è in attesa dell'espletamento di eventuali concorsi per l'assunzione di nuovo personale, ha chiesto di prorogare i contratti a progetto agli oltre 90 precari di ARPA Sicilia, la cui scadenza contrattuale è prevista per il prossimo 28 settembre. Parlano di settembre nero i vigili del fuoco della sezione Etnea. I pompieri aderenti al sindacato dell'USB parlano di disagi in aumento. Mobilità nazionale ha causato un ulteriore fallo nel dispositivo di soccorso. Gli studenti di tutte le scuole superiori parteciperanno al treno della memoria, il cui protocollo d'intesa è stato sottoscritto stamattina a Palazzo San Domenico per non dimenticare quanto accaduto ad Auschwitz. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione di MTG. Dimensionamento scolastico è stata approvata con l'astensione del dirigente scolastico provinciale la deroga di autonomia per un altro anno per l'istituto Giovanni XXIII di Modica. Dalla conferenza provinciale sul dimensionamento della rete scolastica svoltasi ieri a Ragusa, accolta anche la proposta del comune di Vittoria che prevede l'accorpamento della Rodari con l'istituto comprensivo Sciascia, mentre per l'istituto Caruano verrà accorpato all'istituto Don Milano. I dettagli in questo servizio. La conferenza provinciale sul dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2019-2020, riunitasi ieri, ha deciso di approvare le proposte dei comuni di Modica e Vittoria, con l'astensione del dirigente dell'ufficio scolastico. Approvata la deroga di autonomia per un altro anno per l'istituto Giovanni XXIII di Modica e solo in subordine l'accorpamento col circolo didattico Giacomo Albo. Il comitato ha condiviso la delibera della giunta comunale di Modica approvata lo scorso 19 settembre, che prevede una deroga al dimensionamento minimo consentito relativo all'istituto, attualmente l'unico dei sei di competenza comunale che non raggiunge la soglia delle 600 unità, attestandosi comunque a oltre 500. Tale insufficienza è dovuta non ad un organico calo di iscrizioni, ma ad alcuni fattori come la chiusura di palestre, plesso storico in via Fabrizio e il conseguente trasloco delle classi in immobili distanti dalla sede originale. Nel caso in cui l'accorpamento dovesse diventare indispensabile, potrà avvenire esclusivamente con il vicino istituto Giacomo Albo. La conferenza ha preso atto di una volontà comune dei rappresentanti dei comuni di procedere a una modifica degli ambiti scolastici in provincia di Ragusa, un tema che dovrà essere oggetto di appositi approfondimenti e incontri. Accolta anche la proposta del comune di Vittoria che prevede l'accorpamento del circolo didattico Rodari con l'istituto comprensivo Sciascia per farne un unico istituto che prenderà il nome di Paolo Borsellino, mentre l'istituto Caruano viene accorpato all'istituto Don Milano per fare un solo istituto che prenderà il nome di Giovanni Falcone. Problemi per il trasporto scolastico a Scicli, le lamentele arrivano da San Piero e Cavadali che i genitori degli alunni che frequentano le scuole a Scicli si lamentano appunto del mancato avvio del servizio scuolabus dalle Borcate alla città. Il servizio viene garantito solo per raggiungere le scuole di Donna Lucata. L'assessore con delega alla pubblica istruzione Caterina Riccotti intanto rassicura e dichiara che l'amministrazione sta lavorando per trovare una soluzione. Il problema è quello di sempre. A 9 giorni dall'inizio dell'anno scolastico arriva il grido di allarme dei genitori e degli alunni che da Cavadaliga e San Pieri devono raggiungere gli istituti superiori Don Milani e D'Antoni di Scicli. Alla base delle lamentele il mancato avvio del servizio scuolabus. Sono giorni che chiediamo una soluzione, dice una delle mamme, ma ci sembra che si stia solo temporeggiando senza dare una reale certezza risolutiva. Ancora una volta, dicono le mamme degli studenti, lasciati a piedi, le borgate sciclitane vengono penalizzate dall'amministrazione comunale che continua ad essere sorda ai nostri richiami. Sono costi che aumentano per le famiglie che devono accompagnare i figli a Scicli con i propri mezzi. A farsi portavoce dei genitori anche la consigliera comunale Marianna Buscema, che insieme ai colleghi di opposizione si sta organizzando per chiedere la convocazione di un consiglio comunale su questi e altri problemi che riguardano le borgate.
E intanto arriva la risposta dell'amministrazione comunale. Sono quei bambini che vivono a Cavadaligo o San Pieri e i cui genitori hanno liberamente deciso di iscrivere i propri figli in una scuola diversa da quella di appartenenza, Scicli, anziché Donna Lucata, Istituto Elio Vittorini. La legge impone al comune, si legge nella nota stampa, di assicurare il trasporto scolastico fino alla scuola di riferimento e non a tutte le scuole possibili. Lo scuolabus infatti copre quotidianamente la tratta ordinaria San Pieri Cavadaliga Donna Lucata. Il termine per presentare domanda di servizio scuolabus scadeva il 31 agosto scorso e diverse famiglie hanno presentato la domanda a termini scaduti. Nessuna disattenzione, trascuratezza o disinteresse possono essere attribuiti all'amministrazione comunale di Scicli, si legge nella nota stampa, che presa a cuore l'esigenza di pochi che deliberatamente hanno scelto una scuola diversa da quella di appartenenza, creando un bisogno nuovo che il comune, in linea di principio, non sarebbe tenuto a soddisfare. Tuttavia l'amministrazione si è fatta carico del problema, ha detto ancora l'assessorato alla pubblica istruzione, e sta provvedendo ad appena una settimana dall'inizio delle lezioni, a fronte di richieste pervenute ben oltre i limiti, di trovare una soluzione. 6 milioni e mezzo di euro ai comuni siciliani per la gestione degli asili nido, come evidenzia il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Si tratta di una misura a favore delle famiglie. Queste risorse finanziarie messe a disposizione dei comuni serviranno infatti sia per la riduzione delle rette per i bambini iscritti, sia per l'apertura di nuovi asili nido o per l'implementazione di quelli esistenti. In particolare il bando prevede due linee di intervento, la prima dedicata specificatamente ai comuni in difficoltà finanziarie, la seconda invece indirizzata a tutti i comuni e prevede un contributo massimo di 150.000 euro finalizzato all'apertura, come conclude l'assessore alla famiglia Mariella Ippolito, di un nuovo servizio o all'implementazione di uno già esistente. E cambiamo argomento, perché in attesa dell'espletamento di eventuali concorsi per l'assunzione di nuovo personale, di prorogare i contratti a progetto agli oltre 90 precari di Arpe Sicilia, la cui scadenza contrattuale è prevista per il prossimo 28 settembre. Quanto richiesto dall'AFP della CGIL, che oggi per discutere la problematica ha convocato un incontro tra lavoratori e responsabile regionale del settore, con Paretto, il servizio. Il 28 settembre pende come una spada di Damocle sulla testa dei circa 90 precari dell'ARPA Sicilia, 14 in provincia di Ragusa. Reclutati con contratti a tempo determinato, adesso rischiano di trovarsi senza un posto di lavoro. Si tratta di lavoratori assunti a progetto per svolgere compiti importanti e delicati, visti i nuovi ambiti di azione dell'Agenzia. Preoccupa anche il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti al piano triennale delle assunzioni. La CGIL chiede di conoscere le motivazioni e chiede comunque di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato. Io penso che intanto per fare dei concorsi ci vorrà del tempo, ci vorrà un piano triennale delle assunzioni, ci vorrà una copertura economica. Ma l'ambiente non può aspettare, quindi secondo me, come dire, dovrebbero, è quello che noi abbiamo chiesto e chiederemo, proprio per cercare di, come dire, di spingere ancora di più verso eventuali progetti, un rinnovo, una proroga del progetto stesso. Mi rendo conto che la problematica è una problematica di non facile soluzione, ma quello che noi tentiamo di fare in questo preciso istante è quello di accendere il riflettore su una questione che a mio avviso non va messa a tacere, anche perché l'assenza di questo personale importantissimo per il lavoro che svolge, perché si tratta di biologi, chimici e quant'altro, è molto importante anche da un punto di vista della tenuta ambientale del nostro territorio. Nei primi giorni di ottobre si svolgerà un incontro a Palermo per conoscere il futuro delle attività espletate in convenzione con il DAR e relative al monitoraggio dei corpi idrici in attuazione della direttiva europea. Ovviamente da un punto di vista personale dispiace che l'attività lavorativa si concluda qui. Io auspico che si possa trovare una soluzione affinché si possa garantire ai professionisti di poter svolgere il proprio mestiere. Mi auguro che anche l'agenzia venga messa in condizioni di poter continuare con delle attività di interesse pubblico.
La situazione dei dipendenti del Consorzio di Bonifica di Ragusa oscilla tra promesse disattese e delusione. Ieri si è svolto un incontro regionale a Palermo alla presenza dell'assessore Bandiera, occasione in cui il governo si è impegnato a presentare un nuovo disegno di legge. I dettagli. €1 milione inserito nel collegato alla finanziaria come stanziamento straordinario al Consorzio di Ragusa per poter pagare una mensilità a tutti i lavoratori, mai pervenuto a distanza di mesi. €4 milioni di previsione straordinaria oltre al milione già inserito da appostare nella variazione al bilancio, cifre che si traducono in mesi di arretrati accumulati dai dipendenti. Questi punti salienti dell'ultima nota stampa diffusa da Fly CGL, toni duri utilizzati contro un governo regionale che, come riportato nella nota, ha deciso di non affrontare le gravissime criticità che attanagliano il Consorzio di Bonifica di Ragusa. Il sindacato sta attivando tutti gli strumenti necessari per risolvere la questione, in prima istanza con un confronto con i parlamentari regionali della provincia, per poi arrivare a una conferenza dei capigruppo regionali per blindare una richiesta da cui dipende la tenuta del consorzio. Intanto, ieri a Palermo si è svolta una riunione alla presenza dell'assessore regionale Bandiera, presenti vertice le segreterie regionali di FAI, FLAI, FILBI. L'assessore sulla questione economica si è impegnato a proporre la richiesta di circa €12 milioni in assestamento di bilancio all'ARS necessari per coprire il pagamento per tutti i lavoratori, a cui si aggiunge €1.600.000 per il completamento delle giornate dei lavoratori e delle garanzie occupazionali. Sulla mancata approvazione dei consuntivi di Enel Ragusa, se sulla questione non dovesse trovarsi una soluzione amministrativa, si interverrà con un provvedimento assessoriale per consentire lo sblocco delle due semestralità. Inoltre, poiché la riforma è superata, il governo è impegnato a presentare un nuovo disegno di legge che pertanto i commissari predisporranno la proroga delle norme transitorie per tutto il 2019. I sindacati si riservano di decidere le azioni di protesta da attuare in difesa degli enti e dei lavoratori nel corso della riunione del 25 settembre prossimo a Catania. 70 dipendenti comunali passeranno da part-time a tempo indeterminato sino a 25 ore settimanali per l'anno 2018. E quanto prevede l'accordo raggiunto dalla FP CISL Ragusa Siracusa e l'amministrazione Giannone Ascicli. Occorrerà adesso però il parere definitivo del Ministro dell'Interno. La delegazione trattante si è anche soffermata sul fabbisogno del personale con riferimento al piano triennale 2018-2020. Il secondo incontro, sottolinea il segretario generale dell'FP CISL Ragusa Siracusa Passanisi, con il segretario territoriale Farrugio, e c'è stato un sostanziale avvicinamento tra le parti. Il sindacato ringrazia l'assessore Vindigni e il sindaco Giannone ed è in attesa dell'ok dell'Interno. Auspica di trovare nuove intese al fabbisogno anche per il 2019-2020. Passano i mesi, ma a Catania non cambiano le difficoltà che ogni giorno vivono i vigili del fuoco, anzi in questo caso quasi aumentano. Ecco perché i pompieri aderenti al sindacato dell'USB parlano di un settembre nero a causa della carenza di personale e di servizi. Sara Donzuso. Parlano di un vero e proprio settembre nero i vigili del fuoco aderenti al sindacato USB, un'espressione che deriva dal fatto che la mobilità nazionale dei vigili del fuoco generici ha causato una ulteriore falla nel dispositivo di soccorso etneo. Se a questo si può correlare anche il fatto che il passaggio di qualifica a caposquadra ha comportato la sottrazione di altre unità, sempre dei vigili del fuoco. Dunque, secondo gli esponenti dell'USB, nei prossimi mesi a Catania, a causa di una scellerata scelta politica contro i sindacati gialli, si potrebbe trovare la sede del servizio chiusa, causa la carenza appunto di organico. Con 8.000 precari dei vigili del fuoco storici a spasso e con 1.300 idonei ad un concorso che da 10 anni è aperto e con oltre 5.000 in attesa di graduatoria. Sì, un settembre nero dettato dal fatto che con la mobilità nazionale non è arrivato nessun vigile del fuoco in più, anzi con la mobilità e con il nuovo corso a capisquadra usciranno altri 12 vigili dall'organico del comando etneo. Noi giornalmente chiudiamo le sedi cittadine perché non possiamo comporre le squadre operative di soccorso, questa è una cosa scandalosa. La visita del direttore regionale, il massimo esponente per la Sicilia, non ha portato nessuna novità, oltre a faremo, vedremo e non sapevo, di notizie confortanti non ne abbiamo avuto. Abbiamo avuto la certezza che il riordino è stato una beffa per la Sicilia
perché non si può più intervenire per la riclassificazione delle sedi e l'aumento di organico per le sedi siciliane. Questa è una cosa veramente scandalosa. Oltre a questo, sui buoni pasto non abbiamo notizie certe. Adesso parliamo di infrastrutture. La Regione finanzierà il progetto della metropolitana di superficie di Ragusa, risorse che inizialmente erano destinate al nodo ferroviario passante di Palermo, che invece sarà finanziato con fondi europei. Ad annunciarlo è stato l'assessore alle infrastrutture Falcone ieri a Ragusa per l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico. Novità riguardanti anche il raddoppio della Ragusa-Catania. Ci penserà la Regione a finanziare la metropolitana di superficie di Ragusa. I 18 milioni di euro verranno reperiti dai fondi destinati al nodo ferroviario passante di Palermo, che sarà finanziato con fondi comunitari. Ad annunciarlo a margine dell'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico ieri a Ragusa, l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Marco Falcone. Si tratta di un decreto approvato prima dal governo Renzi e poi da quello Gentiloni. Il blocco all'interno del decreto mille proroghe, prima sospeso dal Senato sino al 2020 e adesso dalla Camera, di circa 3,8 miliardi di euro attivati dal piano periferia, non è condiviso dal governatore Musumeci, che ha trovato i fondi per realizzare l'importante infrastruttura nel territorio ebleo. Noi finanzieremo il nodo ferroviario passante con la spesa comunitaria, riusciremo ad avere soldi, ad economizzare circa 120-130 milioni di euro, 18 di questi saranno destinati a Ragusa per la realizzazione di questa importante opera. Novità anche sul raddoppio della Ragusa-Catania. Il NARSI è un organo di consulenza del CIPE presso il quale oggi si trova questo progetto. Speriamo che questo organismo di consulenza dia il parere favorevole, dopodiché il progetto passerà al MIT, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale lo trasferirà nuovamente al CIPE per la sua approvazione. Approvato dal CIPE, il progetto dovrà essere trasformato da definitivo in esecutivo e quindi riteniamo, se tutto va secondo il cronoprogramma che ci siamo dati, entro marzo-aprile, addirittura entro massimo giugno, poter iniziare i lavori di questa infrastruttura che diventa ormai necessaria, essenziale, che diventa improcrastinabile per dare sicurezza ma anche celerità nei viaggi tra Catania e Ragusa. Crepe, calcinacci a terra, terreno che frana. Succede al reparto di pediatria del Policlinico di Catania, che è stato chiuso per inagibilità. Il reparto era stato da poco riaperto dopo più di quasi un anno di lavori di ristrutturazione, costati 1 milione di euro. Più di un anno chiuso per lavori di ristrutturazione, dopo appena 6 mesi il reparto di pediatria dell'ospedale Policlinico deve nuovamente chiudere, questa volta per inagibilità e pericolo crolli. Più di 1 milione di euro spesi per la ristrutturazione che, come mostrano le immagini, non è valsa a nulla. È chiaro, come dicono all'UGL, che adesso l'azienda ospedaliera dovrà verificare di chi sono le responsabilità di un danno così grave, poiché non si comprende come il polo materno e infantile sia stato allocato in una costruzione dove il terreno è instabile, con il conseguente sperpero di denaro pubblico e il connesso danno erariale. Noi abbiamo raccolto e ricevuto delle segnalazioni da parte di associazioni di volontariato che hanno denunciato il fatto. Quello che è gravissimo è che un reparto che è stato collaudato, che è stato riaperto a marzo di quest'anno, un edificio storico recuperato, una struttura alla quale siamo tutti i catanesi sono molto legati, parliamo di una storia di oltre 50 anni, un edificio che ha garantito la salute per tanti e tanti bambini della nostra città, finalmente recuperato, una struttura nella quale rientrano finalmente, dopo aver girovagato per oltre 2 anni, tutte le strutture afferenti alla pediatria, oggi si ritrova con un'ala pericolante, addirittura qualcuno dei presenti ci ha parlato di crolli. Devo dire, la nostra direzione si è prontamente prodigata a mettere in sicurezza, hanno chiuso l'ala pericolante. Dai verbali di appalto pare una spesa di circa 1 milione di euro per la ristrutturazione dell'immobile, che devo dire attualmente è ancora funzionante, almeno in una parte è stata chiusa solo l'ala dichiarata inagibile. Il problema è che noi ci creiamo tutti e che credo che si sia posta anche la nostra amministrazione nel momento in cui ha visto quello che è successo, e se tutto il resto dell'edificio messo in sicurezza possa presentare le stesse carenze strutturali presentate nella zona che è caduta.
Oltre 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade di competenza dell'ex provincia, a comunicarlo l'assessore regionale Falcone. Oltre 3 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di alcune arterie di competenza dell'ex provincia. Altri finanziamenti arrivano dalla Regione per la messa in sicurezza di alcune arterie provinciali. Fondi che vanno ad aggiungersi ai 4,5 milioni di euro approvati dalla Giunta regionale qualche settimana fa. È stato l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone a comunicarlo al commissario straordinario Salvatore Piazza durante l'incontro che si è svolto all'ente di Viale del Fante per fare il punto sui progetti e sulle opere cantierabili che la regione siciliana può finanziare con i fondi per il patto per il sud. Abbiamo avuto anche un'altra bella notizia, perché proprio nell'incontro che si è tenuto nelle stanze della provincia l'assessore Falcone mi ha consegnato un ulteriore decreto che si va ad aggiungere a quello precedente, con il quale sono stati assegnati altri 3 milioni e mezzo per la manutenzione delle strade provinciali, per cui sicuramente nei prossimi giorni l'ufficio tecnico redigerà gli altri progetti che porteremo a Palermo per essere approvati, e quindi sicuramente saranno cantierati fine 2018-2019. Cambio di denominazione per i liberi consorzi comunali che torneranno a chiamarsi province. La giunta regionale presieduta dal presidente Musumeci, così come promesso in campagna elettorale, ha esitato un disegno di legge che prevede la modifica del nome e che adesso sarà sottoposto all'Assemblea regionale Sicilia. Nessun cambiamento comunque per quanto riguarda il nuovo organigramma degli enti regionali. Per l'assessore alle infrastrutture Falcone, la vecchia denominazione liberi consorzi non poteva più essere sopportata per tante ragioni. Innanzitutto perché rappresenta l'emblema sbagliato, profondamente penalizzante, di una riforma sugli enti locali di area vasta. Innanzitutto si restituisce ai comuni di area vasta, evidenzia Falcone, la denominazione di province regionali così come sono nella Costituzione, dove non esiste la denominazione di liberi consorzi. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria. MTG torna tra poco. Bentrovati in studio, cambio al comando della Capitaneria di Porto di Pozzallo tra il capitano di fregata uscente Zanchi e il capitano di fregata Milella. Oggi per noi sul posto Viviana Sammito. Commovente e sobria cerimonia questa mattina per il passaggio di consegne tra il comandante uscente della Capitaneria di Porto di Pozzallo e il capitano di fregata Andrea Zanghi e il successore di pari grado Pierluigi Milella alla presenza delle massime autorità civili e militari. Il cambio di guardia è avvenuto unitamente al direttore marittimo della Sicilia orientale, il contrammiraglio Gaetano Martinez. Nel discorso di commiato il comandante uscente Zanghi ha tenuto a precisare il grande lavoro svolto di squadra, perché quando c'è l'unione di intenti il gruppo è più forte, ma soprattutto ha sottolineato l'importanza del rapporto umano interistituzionale. Zanghi andrà a comandare la Capitaneria di Reggio Calabria. Situazioni come queste diventano i momenti di tirare dei bilanci. Tanto è stato fatto in materia di tutela ambientale, filiera della pesca, insomma, con Pozzallo ha una grande flotta peschereccia. Sono sicuro di lasciare una Capitaneria che ha ben lavorato, che si è guadagnata il rispetto della cittadina comune, della cittadinanza comune, si è guadagnato la stima delle altre istituzioni. Pertanto da questo punto di vista sono sereno ed orgoglioso. Il nuovo comandante Pierluigi Milella, proveniente dal Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto di Roma, dove è stato impegnato nel 6° Reparto Sicurezza della Navigazione, è laureato in giurisprudenza dal 1996 all'Università Cattolica di Milano. Un lungo e prestigioso curriculum vitae segna la carriera dell'ufficiale, che attualmente è anche coach airman presso il gruppo europeo che riunisce tutte le autorità di sorveglianza degli Stati membri dell'Unione Europea. Questa consapevolezza, come lei ha detto, di un porto altamente professionale ed efficiente mi onora e allo stesso tempo mi carica di una responsabilità, quella di continuare l'operato del collega, l'eccellente operato del collega Andrea Zanghi. Per me il porto è un'impresa e come tale va sviluppato, soprattutto in un territorio come questo che ho trovato veramente fuori dall'ordinario.
Gli studenti di tutte le scuole superiori di Modica parteciperanno all'iniziativa Il treno della memoria per non dimenticare, il cui protocollo è stato sottoscritto questa mattina. Per non dimenticare, per guardare la realtà dei luoghi dove si sono consumati fatti atroci dopo averli studiati sui libri di storia, è la missione di tutte le scuole superiori di Modica che hanno aderito per il terzo anno al progetto Il treno della memoria, la cui omonima associazione che promuove il viaggio da 15 anni ha firmato il protocollo d'intesa stamattina insieme con l'assessore alla cultura Maria Monisteri nell'aula consigliare Paolo Garofalo al comune di Modica. Gli studenti sono stati preparati da un'equipe di studiosi prima di iniziare il grande e impegnativo viaggio nella storia nei campi di concentramento di Auschwitz. L'idea in effetti è partita proprio da me, perché un paio d'anni fa ho chiamato un mio comitato di giovani professoresse e ho lanciato l'idea. E devo dire è stata subito recepita con entusiasmo. La preparazione è fondamentale, difatti abbiamo degli esperti che vengono apposta da Torino e vengono a formare i nostri ragazzi, perché appunto non è un viaggio di piacere, ma come dicevo prima è un pellegrinaggio. Allora, si fa un improvviso salto nella storia e non nella bella storia, purtroppo, ed è importante che i ragazzi sappiano, queste new generation che sono abituati ad avere una vita facilitata, è giusto che comprendano cosa è stata la storia e che sia un insegnamento per quello che come cittadini del futuro, cittadini del mondo di domani, non si deve più ripetere. Un viaggio che però inizierà in aereo fino a Berlino, a Cracovia, a marzo. Con il treno sarebbe impossibile, almeno dalla Sicilia, perché non esistono efficienti collegamenti su rotaia. Per noi conoscere questo pezzo di storia vuol dire conoscere quello che siamo stati e quindi quello che possiamo essere e provare a migliorarci. Il problema è che però la Sicilia non è dotata di questi treni, quindi è un po' immaginario dalla Sicilia questo viaggio col treno. Cioè, anch'io sono un figlio del sud, io sono salentino, viviamo tutti noi una disparità e un processo di ingiustizia in questo paese. Sono convinto che queste esperienze possano servire a dare più consapevolezza a una generazione che può dimostrarsi migliore di quelle precedenti. Continuano a conquistare importanti traguardi Edoardo e Smeralda Rizza, fratelli italo-colombiani di Modica che gareggiano a livello internazionale nella categoria balli latinoamericani. Gli ultimi grandi traguardi raggiunti dai fratelli Rizza sono tre importanti competizioni in cui sono tra i finalisti, ovvero l'Open di Malta, l'Open Bulgaria e il Prague Open Dance Festival presso il Fortum Carlin. Tanti sacrifici per poter raggiungere livelli altissimi nella danza internazionale, infatti i due fratelli vivono grandi giornate intense tra studio e danza, portando alto il nome della città di Modica in tutto il mondo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.